Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, mercoledì 12 marzo. Ariete, nascerà una bella complicità con persone giovani con cui avrete in comune convinzioni ma anche proficui progetti di studio e lavorativi. Vi apprezzerete profondamente, oltre che una collaborazione nascerà anche una bella amicizia. Toro, la Luna in Leone e Saturno in Scorpione ostili metteranno alla prova la vostra personale scala di valori che vi troverete a difendere senza posa. Non cadete nei trabocchetti dell'orgoglio e non cedete alle lusinghe gratuite che vi verranno fatte. Gemelli, oggi vedrete le cose di sempre sotto una nuova luce e saprete aiutare le persone che incontrerete, ottenendo in cambio sincera gratitudine. Riuscirete a convincerle a guardare verso orizzonti più ottimisti e a fare le scelte nella direzione più vantaggiosa. Cancro, se avete figli non potete pretendere di avere sotto controllo tutto quello che fanno, siate più comprensivi e anche meno ansiosi. Un atteggiamento di fiducia e disponibilità sarà di sicuro premiato con la loro stima e riconoscenza. Leone, Venere in Acquario che si oppone alla Luna nel segno farà aumentare il vostro desiderio di affetto, di coccole e di gesti affettuosi. Avvertirete la necessità di proteggere le persone care e vorrete realizzare un maggior livello di sintonia. Vergine, sul lavoro non siete i soli a faticare per guadagnarvi la vetta. Non è detto che dobbiate superare qualcuno per arrivare primi. Se farete leva sullo spirito collaborativo sarete più soddisfatti di voi, pienamente in linea con la vostra etica. Bilancia, la Luna e il Leone vi infonde coraggio, spingendovi a credere a quella forza dentro che vi esorta a tentare, a provare, a non smettere di lottare. Fare quello che sentite congeniale sarà fonte di grande soddisfazione, dovrete però crearne le condizioni. Scorpione, la Luna è sfavorevole e anche Venere prosegue col suo transito contrario, col risultato che sarete molto orgogliosi e anche suscettibili. Dovrete fare conti con un'eccessiva ambizione e una smania di potere che vi faranno esagerare in ambizione. Sagittario, con il favore di Mercurio capite che l'umorismo non è necessariamente un modo un po' pungente per prendere in giro chi ci è vicino, è anche un modo per avvicinare gli altri, non prendendo troppo sul serio le nostre convinzioni. Capricorno, Plutone nel segno è impegnativo e a volte vi fa temere la concorrenza, vi fa vedere rivali anche dove non ce ne sono. Riflettete, nonostante la famiglia riesca a darvi ottimi consigli, come vi ha già dimostrato, voi non ascolterete nessuno. Acquario, la Luna in opposizione a Venere vi farà essere molto protettivi con un familiare che vorrebbe invece fare le sue scelte in libertà. Da evitare accuratamente qualsiasi forma di imposizione. Potrete dare dei suggerimenti, ma non siate invadenti. Pesci, selezionerete tra gli amici quelli che non sono troppo interessati alle cose materiali, ma che amano invece quelli che il denaro non può comprare. Frequentate le persone che hanno la capacità di guardarvi dritto negli occhi e non ve ne pentirete.